Oggi è un giorno particolare in cui la nostra nazione festeggia l'anniversario della liberazione da un'altra schiavitù, la schiavitù nazista, il regime nazista, eventi tragici che hanno segnato cuori e corpi di tanti nostri fratelli e sorelle. Colgo l'occasione oggi, in questo giorno particolare, per rivolgere un appello a quelle istituzioni che oggi sono chiamate a celebrare questo evento particolare della nostra nazione. Per ricordare anche a loro, a queste autorità, che il Signore è venuto per liberare i cuori e bisogna dare a questa Chiesa quel diritto sacrosanto di poter professare liberamente il culto che intende professare, avendo assolto anche sul piano giuridico e amministrativo a tutto ciò che era necessario per poter assolvere alle richieste degli enti che in tutto il percorso che è stato fatto per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di quest'ente è stato fatto. È necessario per dare la possibilità a tanti cuori di poter professare liberamente la propria fede, nella libertà, così come il Signore desidera, affinché si possa realizzare ciò che il Signore desidera realizzare.